dice che il Natale è uguale dappertutto, forse non è mai passato per Marostica in questo periodo dell'anno. Con il sapore dell'arte, della magia, del divertimento, del gioco e delle luci. Immaginatevi uno scenario incomparabile per vivere tra artisti, danze e concerti. Immaginatevi di vivere il Natale con noi, qui, a Marostica. Ciao Ilenia! Ciao Ida, bentornata a Marostica! Grazie, che bello essere qui! Sul successo della scia degli anni scorsi parte anche questa decima edizione del Natale con noi qui a Marostica. Assolutamente sì, siamo tornati nel pieno del nostro Natale, della nostra magia di Natale, con la pista di pattinaggio alle spalle e un sacco di novità che ci aspettano in giro per la piazza. Allora raccontiamone subito alcune ai nostri telespettatori che le stanno aspettando con ansia. Beh, allora, abbiamo i mercatini di Natale in giro per tutto il centro, abbiamo i laboratori, abbiamo Babbo Natale, abbiamo la Befana, abbiamo le foto che ricordano questo meraviglioso Natale, abbiamo concerti, abbiamo spettacoli teatrali, abbiamo veramente tutto per festeggiare il Natale in grande stile. E allora noi passiamo in rassegna subito tutti questi eventi, Ilenia, mi accompagni tu? Assolutamente sì, andiamo! A Marostica Fotografia, come ogni anno del resto. Assolutamente sì, come ogni anno Marostica Fotografia fa le foto delle famiglie e i ritratti felici delle persone, immortalate proprio nei momenti più magici del Natale. Corso Mazzini e attorno alla Piazza degli Scacchi troviamo il classico mercatino di Natale giunto alla sua decima edizione. Ne parliamo con Marisa Lunardon, presidente della Confcommercio di Marostica. Ciao buongiorno Marisa. Ciao a tutti, buongiorno, ciao Ida. Allora ci troviamo qui come vedete in questo magico angolo fatto da hobbisti, sono quest'anno una settantina in questa domenica e sono tutte persone desiderose e felici di tornare a Marostica perché è per loro ambito a livello suggestivo e anche economicamente, diciamo, un tornaconto per loro. Abbiamo anche un angolo praticamente dove lo teniamo disponibile per le associazioni che promuovono i loro prodotti e l'intera cifra verrà devoluta ovviamente alle loro associazioni. Lo shopping natalizio sarà assicurato da negozi sempre aperti. Certo, e a far da corollario a tutto questo, come vedete, ci sono portici illuminati e una corsia che delimita tutto il centro storico con le nostre vetrine illuminate a festa. E come se tutto ciò non bastasse, al Natale con noi di Marostica non possono mancare di sicuro gli spettacoli a cielo aperto. E di fronte al teatro Politeama vanno in scena i racconti di Natale. Ne parliamo con Pierluigi Cecchin. Ciao Pierluigi. Buongiorno e buon Natale a tutti. E per festeggiare il Natale, il teatro di produzione La Piccionaia presenta degli spettacoli per i ragazzi e per i bambini e per le famiglie per rinnovare gli auguri di buon Natale. Tanti progetti per le nuove generazioni. Certo, per fare degli spettacoli e per preparare al teatro i ragazzi e alle nuove generazioni, appunto. Questo è il nostro compito e questa sarà la nostra missione al Teatro Politeama. E finito lo spettacolo, è freddino, naturalmente ci si scalda con cosa? La cioccolata per i bambini e il brûlé per i più grandi. E un grazie grande agli alpini.
siamo pronti con la cioccolata calda. La cioccolata è sempre calda e siamo pronti. Oltre al cioccolato abbiamo anche il vin brulé caldo e stiamo facendo veramente un buon vino brulé, perché abbiamo messo tutti i suoi componenti, dal brocche de garofalo, la canea in cana, la mela e del buon vino. Quindi spettacolo all'aperto. Spettacolo all'aperto e divertimento. E gli alpini sempre pronti. Passeggiando tra la musica. Assolutamente sì, perché quest'anno sono tornati i gruppi musicali, ce ne sono 7, sono dislocati su tutta il corso e su tutta la piazza e accompagnano la gente a fare lo shopping natalizio. Jolly holly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there is no, but have a cup of tea. Have a jolly. Siamo felicissimi tutti di essere ritornati qui in centro a Marostica, è meraviglioso come sempre. E sto cercando di scaldarmi con questa atmosfera natalizia e sicuramente ci riuscirò. Oppure sarò io a scaldare Marostica con la mia voce? Chi lo sa? Secondo me sei tu che scaldi tutti noi con la tua bella voce. Grazie. Ciao sempre, Chiara, complimenti. Buona, gentilissima, grazie infinite. Buon Natale a tutti. Simone Bucco, presidente della Proloco di Marostica, come ogni anno qui con noi con tante novità, a partire dalla pista di pattinaggio. La pista di pattinaggio, i nostri 500 metri quadri di ghiaccio attorno al maestoso abete, è un continuo, la pista di pattinaggio, ma molto aspettata anche perché è l'unica nella provincia di Vicenza. E poi dentro il castello, prima io ho fatto, sai, un giretto e ho trovato elfi, gnomi, folletti, pacchi volanti, la Befana, Babbo Natale. Cosa succede? Sì, tutto per i bambini, abbiamo dei laboratori dove i bambini costruiscono i regali, abbiamo l'ufficio postale di Babbo Natale, ma abbiamo Babbo Natale e nel sottotetto il covo della Befana. Perché io ho già pronta la lettera per Babbo Natale, mi porti su, devo imbucarla. Andiamo subito. Andiamo bambini. Presidente, ti sono cresciute le orecchie. Ma anche a te. Eh? Oddio, guarda. Siamo arrivati qua. Nella magica casa di Babbo Natale al castello inferiore. Ma allora è tutto vero? Eh sì. E cosa succede qua? E qui i bambini esprimono i loro desideri per Babbo Natale. E perché ti sono cresciute le orecchie? Perché siamo contornati dagli elfi. Il magico castello con gli elfi. Camminando siamo arrivati nel covo della Befana. Gli faccio un piccolo dispetto. Brutto elfo dispettoso, tutti i giorni la solita storia. Allora, stasera a letto senza cioccolato. Al castello inferiore, tra elfi e bambini e brillantini, ci sono i laboratori per bambini. Assolutamente sì, dei laboratori in allegria per i bambini per costruire dei magici giochi di Natale. Ilenia, la nostra giornata, la nostra avventura e la nostra puntata termina qui, all'ombra dell'albero di Natale e della cinta muraria illuminata a nuovo quest'anno.
assolutamente la nostra famosa cinta muraria illuminata dalla Compagnia delle Mura, uno spettacolo che si vede a chilometri di distanza ed è bellissimo, assolutamente magico. E parlando di spettacoli, molti sono gli eventi che ancora ci attendono. Certo, da qui fino all'8 di gennaio avremo un sacco di eventi, il più vicino alla vigilia di Natale il 24 dicembre con sfilata di Babbi Natale, concerto sotto l'albero e con il castello che si illuminerà con i fuochi d'artificio e poi il 6 gennaio il curling con le pignatte in pista. Allora sai cosa ti dico io, Ilenia? Mi è venuta voglia di pattinare in quella pista vicino all'albero di Natale, perché sai, è proprio vero, non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi ci trovi intorno. Bellissimo e magico. Grazie. Grazie. E grazie anche a voi gentili telespettatori di essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.retaveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie, buona serata e venite a pattinare con me questa sera.